Ben ritrovati cari amici e cari amiche di Terre del Salento. Oggi concluderemo il nostro percorso intitolato Nella morsa del ragno, percorso dedicato al tarantismo. Oggi ci troviamo a Giordignano e più precisamente alla cripta di San Paolo, dove vi è un menhir alto poco più di 2 metri che sormonta questa cripta dedicata appunto al santo delle tarantole e delle tarantate. Di origini probabilmente bizantine, qui vi sono elementi del culto paolino e alla ormai storica associazione col tarantismo. Ne straordinario esempio la raffigurazione di San Paolo che vince sul ragno disegnato accanto ad una ragnatela, probabilmente postuma all'affresco. La cripta si ipotizza che fosse utilizzata per usi sepolcrali. Quest'ipotesi è confermata dalla presenza adiacente al menhir di un'insenatura nella roccia artificiale che ricorda le tombe bizantine e medievali. Sul menhir è possibile notare un foro, probabilmente utilizzato per l'installazione di una croce. Nulla di nuovo, considerando che tutti i monumenti legati ai culti pagani vennero pian piano cristianizzati a partire dall'editto di Teodosio del 391, con il quale il cristianesimo divenne religione di Stato per l'impero romano. Ecco spiegato perché anche questo menhir, come gli altri presenti nel Salento, vennero incisi con croci o sormontati da simboli cristiani, come esorcizzare il paganesimo. Possiamo quindi affermare che, nonostante le dimensioni ridotte della costruzione, essa rappresenti l'anello di congiunzione per molti dei culti che hanno segnato in maniera decisiva il Salento. Altro importante centro paolino è Soleto. La comunità soletana, infatti, era particolarmente devota alla figura di San Paolo. Vi sono qui numerosissime opere artistiche che lo ritraggono. Ad esempio, vi sono, nella via omonima, una chiesa, ove, di vicino, è ubicata una piccola edicola votiva. E su uno spigolo di una cinta muraria di via Regina Elena è presente un affresco devozionale di iconografia tradizionale che raffigura il santo con la spada. Ed eccoci giunti alla fine di questo percorso e di questa puntata. Un saluto a tutti e grazie per averci seguito.